Buongiorno a tutti, buongiorno, si fa per dire, sono le 17:56. Ho portato fuori a fare un po' di corse le cagnette e io oggi sono totalmente inefficiente. Adesso ho messo su la cena, che consiste in una vellutata di pomodoro e basilico fresco, e poi di seconda mia mamma ha comprato un preparato surgelato, l'ho trovato in freezer, di polpo, patate e pomodorini, dove nella lista ingredienti non c'è alcun conservante, per cui speriamo che non abbia quel sapore che mio papà detesta. Mentre io mangerò un poco di riso strano e uno spiedino di gamberetti che ha preso mio fratello al cinese, che sta, bella la scena di Mael che fa la papà, che sta in frigorifero, l'ho preso credo ieri sera e mangerò quello. A pranzo ho mangiato, cioè mi sono alzata, praticamente sto vegetando, non riesco a tenere gli occhi aperti, e nonostante abbia preso il caffè e tutto quanto, ma devo assolutamente recuperare sonno, mi sta scappando anche la pipì. Comunque, ci vediamo dopo. Dai, andiamo. No, se è la terza volta che uscite oggi. Guardate, due steriche. Dai, su, andiamo a casa. Ciao, io vado. Io vado, chi è che viene? Chi viene? Chi viene a casa? Andiamo? Andiamo? Dai, forza, a casa! Brave! Ah no, se sto rincoglionita. Adesso vi faccio vedere. Ho preso una foglia di aloe da mettermi in faccia. Faccio vedere i miei fiorellini come sono cresciuti, cioè ancora non ci sono i fiori, però questa è la vellutata di pomodoro che ho fatto, lasciata liquida perché sennò mio papà non piace, troppo, come si dice, troppo, non mi viene, addensata. E questo è il preparato che vi dicevo, non ha alcun tipo di conservante, vediamo un po' come l'ho trovato in freezer, appunto, e vediamo. Vado a tagliare questa ad applicarmela sul viso. Ecco qui, adesso con un cucchiaino tolgo la polpa e me la applico sul viso, così come ovviamente è aloe non trattato. Questo è il preparato. Allora, poi vi leggo gli ingredienti. Pare non avere, ne sto facendo soffriggere un po' di prezzemolo e aglio. Pare non avere alcun tipo di, oddio, non è che si presenti molto bene, di conservante, ma proprio nessuno. Quindi vediamo un attimo. Quindi per papà la cena è vellutata di pomodoro con due patate, la mamma fa il coniglio che non lo mangio da una vita, è bergamasca, da piccola lo mangiava, ma da quando ho avuto i coniglietti a casa non lo mangio manco ammazzata, anche se poi è un'ipocrisia perché la mucca non è che, o il pollo non è che abbiano meno dignità del coniglio, però io non posso non mangiare carne e pesce, assolutamente, anche volendo non posso proprio, e non è una scusa, non ho neanche il fattore intrinseco, quindi figuriamoci. Guardate. Ciao mamma! Guardate questi sono i miei fiorellini, vi ricordate che li avevamo piantati? Poi diventeranno tutti fiori. Ora c'è il mio basilico che era tutto rinseccolito, cioè il basilico dei miei, la lavandola me l'hanno trascurata, ma adesso ci penso io. La metà di una bugia non fa la verità. Nonostante tutto non potrò più amarti, mi prendevo in giro,
vita davanti, non lo capivo. La metà di ciò che pensano l'ho scelto solo io. E che credere di amarti non sa bastarmi. Anche stringendoci o parlandone e negandolo, ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto niente tuo per me fu tutto, e per sempre hai perso un pezzo di me. E lo sai che sono stata troppo buona, ma che stanca ormai non posso più. Io e te ci riusciamo, io per sempre, tu per niente. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto niente tuo per me fu tutto, e per sempre hai perso un pezzo di me. E lo sai che sono stata troppo buona, ma che stanca ormai non posso più. Qua ragazzi, ma do io queste chiavi, passo la vita, togli le chiavi, metti le chiavi, non voglio anch'io, al più presto. Ma ormai conoscete Bordighera Alta, ormai non devo più spiegarvi niente. Tabacchi, piccolo supermercatino che devo prendere, a parte la signora che porta questo bel basilico, devo prendere le cose che papà vuole, una lasagnetta al pesto che non l'aveva mai assaggiata, la lasagna alla ligure, l'ha assaggiata una cena qualche giorno fa, gli è piaciuta un sacco, e allora gliela faccio molto molto leggera, e poi devo andare in farmacia a ritirare una cosa sempre per papà. In tempi avversi, ti salvai la vita tante volte, non ti accorgesti. Ripenserai ancora ce l'hanno ancora, guardate. Che belle. Micro spesuccia. E a dopo. Ma c'è quella camomilla? No, qua non c'è. Poi ve la faccio vedere a casa. Quella solubile con la melatonina è ottima, senza zuccheri aggiunti. Ma dopo. Sto male, è un riso isterico, ragazze. Salto temporale di 2 giorni, è di nuovo Natale, ragazzi. Vi posso fare solo i vlog al momento e eventuali live perché si attacca alla rete francese. È di nuovo Natale, buon Natale, buon anno. Io non ce la faccio, qua ci sono i nervetti che so che li adorate. Io sto male. Giuseppe! Scusate ragazzi, ho un riso isterico. Abbiamo anche sto mazzo di fiori tipo funerale. No, non ce la posso fare io, vi giuro ragazzi. Vi garantisco che ho un riso isterico.
Ma se non ti dice dov'è il coso, Giuseppe? Se non ti dice dov'è il concime? Certo, ma che schifo. Ma non si mette bicarbonato. Non di. Se vuoi c'è il concime qua, glielo porti là, glielo metti nella pianta. Una merda di cane, penso che dovrebbe giovare la pianta. Sto male. Non dire mai più che la pianta diventa carnivora, perché svengo, Giuseppe, basta, Ragazzi, io come fratello non posso stare anche nelle tragedie. No, non ce la faccio, ragazzi, vi porta a... cioè a ridere con le lacrime. Mi giuro, sto morendo, non c'ho un cazzo da ridere, ma sto morendo. Buon Natale. Oh, ci dobbiamo organizzare perché devo andare a prendere. Ok, ma mancano le lenticchie col cotechino qua. Non vedi che sembra la tavola natalizia? L'hai messa tu? C'è solo questa. Perché hai messo la tovaglia? Perché non bastano i posti all'americana. Ma non ce la faccio, ragazzi, veramente. Veramente, ragazzi, è troppo. Allora, siamo in 7. 1, 2. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manca un posto qua. Ok. No, dovete aver pazienza, ragazzi. Allora, chi mi sta cercando di contattare su WhatsApp, mi si aggancia alla rete francese. Abbiate pazienza. O chi mi sta chiamando, ancora peggio. Mio papà vuole nervetti. Solo che ha detto a mio fratello di innaffiare le piante. E mio fratello è arrivato e fa... Io ci metto il bicarbonato, la pianta diventa carnivora. No, ragazzi. Aspettate, adesso faccio uno piccolo scherzo. Ma ce l'ho qua, ok. Faccio un piccolo scherzo. Forse non la prenderanno tanto bene. Aspettate che condisco i nervetti per papà. Ok, questa è la Yankee dell'altra volta, questo qua è il cero per fare lo scherzo, ma non è che ha regalato lo stoppino. Se arriva mio fratello e vede il cero, ragazzi, non so cosa può dire. Devo condire nervetti a papà. No, ragazzi, vi sfido a stare un giorno con mio fratello e a non morire soffocati dalle risate, veramente. È qualcosa di allucinante. Appena vede il cero lì, però non so se regge lo stoppino qua, lo vedo un po'. Cioè, ma che cazzo ci facciamo con sti ceri dentro casa? Ti sembra a posto la tavola? Dai un occhio. Sì, è morto, no? Mi spieghi perché abbiamo un cero da cimitero dentro casa? Giuseppe, che sto scrivendo? Me lo spieghi? Voglio sapere perché abbiamo questa cosa in casa. Stanno facendo le prove, non ti devo dire.
Puoi dire a papà che buon Natale, che mancano... No, io con te... Giuseppe, comunque non si può stare con te una giornata e sopravvivere. Ma se io ti scrivo 10, perché mi devi mettere 2? Cioè, devi essere il telefono... Sta parlando col telefono? Telefono intelligente, intelligente. Ma stai parlando col telefono, Giuseppe? Io metto 2 bicchieri, non so. Sto parlando col trattatore automatico di Il trattatore... Senti, guarda che secondo me una bottiglia di Mole Coca-Cola non basta. Adesso che vado a prendere Ambre... Zero, senza zucchero, eh? Ma questo è zucchero. Senza zucchero, perché lo zucchero è il male. No, ragazzi, vabbè, dai, lo scherzo. Tanto non regge questo, togliamolo. Non ce lo posso fare, ragazzi, veramente. Tra i fiori e il cero... Giuseppe, basta perché mi sento male. No, oh, senti, ti sto per venire a ricampare. Chiedigli se vuole un hot dog. Ok, svegliati. Vuole un hot dog? Non vuole l'hot dog. E a questo amico di mio fratello una volta ho fatto un hot dog talmente pieno di salse che quando l'ha mangiato praticamente gli si schizzato tutto addosso, e da lì la sua famosa frase: Vilma, perché riesci a trasformare ogni cosa in un incubo? Non ha tutti i torti, aspettate che condisco sti affari. Ma la tolgo, ma mi spieghi sta cosa della pianta carnivora? Giuseppe, io mi sento male, ti prego, basta, ti supplico, aiutatemi. Voglio sapere la correlazione tra pianta carnivora, bicarbonato e innaffiatoio verde. No, vabbè. Buon Natale! Me li caccio super il culo, signor Roberto, mio padre, ve lo dico io. C'ho la mia tisana qua di tarassaco e ortica, eh. È veramente buona, proprio buonissima. Meglio la forchettina. No, tipo gelato. Giuseppe, io ho usato un papà. Non mi assumo responsabilità perché erano già preconditi. Comunque tuo figlio fa morire le persone. Sto ridendo con le lacrime. Ma se cretino arriva e mi dice che la pianta diventa carnivora perché ci mette il bicarbonato. Lo sento parlare da solo. Che cazzo c'è nell'innaffiatoio? Una saponetta. Io ci aggiungo il bicarbonato così la pianta diventa carnivora. Mica gli dico di smetterla, continua. Io pensavo piangesse. Ma piango da ridere. Assaggia. Non rispondi tu. Cosa gli vuoi rispondere? No, non rispondo, dico. Tra l'altro la tavola è di nuovo natalizia. Sono buoni? Natalizia e ragione. Mancano cotechine. Di chi sono? Per chi sono? Per le pizze. Sono stronzo. Come sono? Non so che cosa hai pagato tu. Come sono? Paghi tu? Col cazzo, come sono? Dov'è? Come sono? E sente, siccome hanno le cipolline non li posso assaggiare io. Sono buoni? Ti ho detto che hanno le cipolline già. Voi? Sì, è lei però. Da, se glielo dai. Ma ti diamo solo la cosa, non sono mai da buttare. No, niente, perché c'è troppo limone. Te. Cioè, voi ditemi se è una casa di persone normali questa qua. Giuseppe, perché stai suonando il pianoforte? Abbiamo le piante carnivore. No, vabbè. L'incubo del nervetto. Vuoi, Giuseppe, guarda come rimbalza. Io con il nervetto, per piacere. Non vuoi? No.
È buono? Sto cercando di far bella ciao, vai via. Mi spieghi però la cosa della pianta carnivora? Allora, se ci metti roba che può generare mutazioni dentro, può diventare una pianta carnivora. Ma è una cosa sarcastica. Ma non puoi farmi mai... Sarcastica va bene, Giuseppe, ma non puoi far soffocare una persona nelle sue lacrime da ridere. Dai, vieni, Nabiki. Sti un po', cazzo di cane. Userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti. Stanno tutti molto attenti. Due analisi del DNA saranno pronte tra 76 minuti.